mia è una dolorosa gioia, capisci? È una gioia di andare verso un qualcosa che non si apre. Circondati da questi bellissimi affreschi del Cinquecento, in questa sala chiamata Sala del Podestà a Soresina, si va a concretizzare un progetto per noi molto importante, che è la mostra personale dell'amico maestro Mario Racicchi. Per il DAV, Dipartimento di Arti Visive del Comune di Soresina, la mostra segna sicuramente un momento importante, sempre un punto di partenza ma è un punto di arrivo. La presenza di Mario Racicchi al DAV non è casuale, è sicuramente un progetto pensato anni fa e che nasce essenzialmente nasce proprio con la nascita del DAV, perché il DAV ha queste aspettative e il desiderio proprio di far conoscere i grandi protagonisti dell'arte contemporanea italiana anche alla provincia. Non nascondo personalmente anche il piacere di presentare un artista, un pittore, assolutamente un pittore, che amo, perché c'è molta affinità con la sua pittura, è molto affine a un pensiero, è molto affine a ciò che considero di valore nell'arte e soprattutto è un modo di dipingere molto lirico. Abbiamo assieme al curatore, che è Francesco Mutti, intrapreso questo viaggio nel mondo di Mario Racicchi essenzialmente con una finalità ben precisa, che è quello di raccontare un suo percorso che è assolutamente coerente con se stesso. ...1950, insomma, un po' di strada ce n'è. Quindi, come tutti i progetti che nascono innanzitutto dalla mente, dal pensiero, da un'idea, ma nascono anche da ciò che la contemporaneità ci offre, si è concretizzato poi il tutto con una visita presso lo studio del maestro, dove siamo stati ospitati e accolti come fossimo amici da sempre. E abbiamo conosciuto veramente, toccando con mano gli attrezzi del mestiere, i colori, le tele, il suo mondo, che il suo mondo è quello che fa la differenza tra un artista che sente l'arte, che vive l'arte, e un artista che si limita a dipingere. Ma questo è la metà? Uno o è la metà? No, è uno. Ah, questo è uno? Uno, poi c'è un altro che è un residuo bellico, del 64. Degli anni 80, guardate che vi sto dando delle cose che do solo a voi.
sapeva un po' di un'idea di questi poi basta questi qui andiamo adesso sull'attuale non ho un quadro non vi ho dato un quadro che non sia giusto Allora, in questo contesto qua, che appunto è la parte esterna del DAV, vi voglio raccontare un aneddoto che nella costruzione, nella progettazione dell'evento, inevitabilmente siamo andati a scegliere le opere dal maestro. Qua. Maestro, ciao. E in quel momento c'è stato sicuramente un confronto, soprattutto non tanto con me, che io ho un ruolo più che altro organizzativo e anche di idea, sicuramente nella scelta degli artisti, quanto con Francesco Mutti che è persona molto molto sanguigna, molto vera e si è trovato con Maestro Raciti altrettanto. C'è stato così, leggendo il testo, la bozza del testo che il dottor Mutti ha proposto, ha fatto leggere al Maestro, ci sono stati sicuramente dei momenti di incomprensione forse, o comunque dei momenti di punti di vista diversi, e la cosa è stata veramente gradevole. Per fortuna avevo il mio cellulare e ho ripreso questi momenti di scontro e acceso, ma perché l'uno sosteneva le parti dell'altro. Dentro è brutto, il fato. Ma anch'io nasco dalla psicanalisi, sai, dentro di me ci sono delle cose. Io per esempio non prendo gli aerei, perché non prendo gli aerei? E faccio le teleferiche che se ne vanno chissà dove. Per cui a un certo momento io non sono chiuso, sono aperto, anzi sento molto la distonia che c'è nell'aria, capisci? Okay. La situazione è oggi è questa. Io sono, non so cosa sono e non voglio saperlo né grande né piccolo, non sei più. Sono Mario Raciti. Basta. Però a un certo momento, perché Mario Raciti via bagnomaria, eccetera, eccetera? Perché questo qui? Perché stanno speculando su di te? Non stanno speculando, no. stanno non capendo oppure non volendo capire. Questo è speculare. Non voglio capire, io a un certo momento metto le mani dentro la crisi della modernità, e no. La crisi della modernità è quello che ha fatto il concettuale, la nuova pittura, l'arte povera, la cosa, cioè. Se io discuto tutto questo in parole povere, dice teniamolo buono perché deve stare zitto e buono nel suo angolino. A parte il fatto che io qui devo dire, perché questo qui mi sta riprendendo, che non è che non amo tout court, il concettuale, ci sono grandi artisti dentro di lì, attenzione. Non amo la concezione, il modo che tutti possono farlo, che tutti ci si adeguano, che tutti ci vanno dietro, hai capito? Ma non ci dovrebbe essere...
ci sono grandissimi artisti in quelle correnti, attenzione, anche questo va bene. Però attenzione, se io a un certo momento discuto la massa, discuto la società dell'oggi, che si rifà a quei concetti, perché a un certo momento il collezionista X non prende cosa se non è un quadro concettuale. Un certo critico scrisse su un giornale importante che un'opera degli ultimi 50 anni non è un'opera se non è concettuale. Ma guarda caso, la Pontigia mi ha recensito questo libro qui, dice Raciti è diventato concettuale. Soffetto, sì, sono soffetto. La mia è una dolorosa gioia, capisci? È una gioia di andare verso un qualcosa che non si apre, però. Capisci? E ti volevo dire invece, sai perché avevo... La porta è lì, è un quadro mio importantissimo, la porta. Ma è importantissimo quella cosa lì. Non è più fatta la porta? Non è più fatta la porta, l'ha fatta nel 67. Quel quadro lì per me è importante perché è ancora un quadro figurativo. Però è un quadro figurativo che pone dei problemi. Perché c'è Edipo, cieco e col bastone. E Edipo a Colono. Che si inoltra nella foresta di Colono. E lo so benissimo che succede. Verso il tramonto, eccetera, eccetera. Cosa vuol dire? Che Edipo è cieco, perché Edipo scompare, non si sa più niente di lui. Non si sa cosa senti che c'è qualcosa che io sento di quella cosa lì. Perché è il disapparire di una persona che non vede più, cioè è andare verso un nulla, verso che cosa, non si sa. Edipo rimane invece. Rimane perché è uno dei grandi più miti della storia. Certo che e quindi a un certo momento senti che tutto questo è importante. Dovrebbe essere fatta una trilogia sulla storia di Edipo, sull'inganno che ha dovuto sopportare sulla vita che ha fatto. Però quando va a Colono e viene riconosciuto e si fa riconoscere, tutti piangono la sua sorte. Ma tutti. Però scompare poi nella foresta. Ho capito. Scompare. E tutti piangono, scompare a un certo punto, perché vanno. Quando torna la figlia dice, boom. Dov'è? Boom. Non c'è. Però chi ha tentato la sua vita. Però c'è qualcosa che mi risuona, capisci? C'è qualcosa che. Perché se ne va? Perché ha sofferto, perché non trova. È stato sfortunato. Non ha figli, è cieco. Non può vedere perché non si deve vedere se quello lui, che c'è. Lui si è reso cieco per quello che ha fatto. Perché è stato cieco una vita e allora lo sarà per tutta l'altra. Esatto. Però lui non aveva colpe. Bello! Ma veramente è porca miseria! È un teatro stupendo! Per un paese così. È una cosa eccezionale. C'è anche il materialetto. Bene. Mario e Mariangela, benvenuti a Soresina e grazie di aver accettato il nostro invito. Vi abbiamo fatto una sorpresa, vi aspettavate la sala della mostra con le opere appese alla parete, invece vi abbiamo portato in un luogo che comunque a te è familiare, un teatro.
Noi siamo al Teatro Sociale di Soresina, edificato nella metà dell'Ottocento, e questa è la sede, credo e crediamo, io e Francesco, sia la miglior location per porti delle domande e per conoscere il tuo percorso. Innanzitutto mi viene da dire spontaneamente: quanta musica esiste nelle tue opere? Allora, tu mi chiedi quanta musica c'è nelle mie opere, però devo fare un preambolo, un certo discorso, perché la musica c'è sempre dentro di me e quindi di riflesso ci sarà nelle mie opere. Però rifaccio un po' ancora la storia, nel senso che la musica è nata molto, molto là nel tempo. Io durante la guerra del 40-45, sentivo molto la radio, e quando c'era musica operistica io sentivo musica che chiamavo musica operististica perché non capivo bene. E mi fermavo e rimanevo estasiato. Poi mi ricordo che nel 50-52 sentì la tetralogia e dicevo: ma cos'è questa, la tetralogia di Wagner? E dicevo: cos'è questa roba qui? E mi incentivava ad andare, e andai e fuggì una volta di sera, tornando alle 2:30 di notte tra lo spavento dei miei genitori, perché ero andato a sentire Il crepuscolo degli dèi di Wagner diretto da Fürwenger. E quindi cose pazzesche per me per quei tempi. Beh, la musica c'è sempre. Poi guarda, frequentavo le lezioni da piccola scala. Tra l'altro questo teatro mi ha emozionato perché mi ricordava la piccola scala dove conobbi mia moglie tanti e tanti anni fa, e con cui stiamo, la pittrice Mariangela De Maria, con cui abbiamo vissuto anni e anni assieme, sono quasi 60, 70, 65, non lo so più. La musica è tutto me stesso, insomma, cioè, direi permea. E allora quanta musica c'è nelle tue opere? Beh, c'è tutto quello che ho dentro me stesso in questo senso. E la musica, per esempio, io ho scritto in un libretto, non so se l'avete consultato, per esempio la musica di che dicevo, la musica è curva. La musica, stranamente, hanno tentato di raddrizzarla un pochettino Schoenberg, Stravinsky, ma ne hanno estratto brevi frammenti. E allora la musica è curva, guarda caso tutta la natura è curva, perché non ci esclusi i grattacieli costruiti dall'uomo e altre cose, altre costruzioni. E la natura è curva, come la musica. Il direttore d'orchestra traccia nell'aria non segni squadrati, segni curvi. È tutto un muoversi di questo tipo. E quei segni, peraltro, tra l'altro, mi avevano euforizzato e spaventato, perché traccia dei segni da stregone, dei segni che scompaiono nell'aria, qualche cosa del genere. Allora la musica c'ha anche un lato arcano, c'ha un lato spaventoso, diciamo così. E parlo sempre della musica classica, non perché sia un vecchio professore che paventa la musica leggera, eccetera, eccetera, ma quel ritmato tun 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 che spesso si sente nelle auto che passano non mi dice niente. La musica classica è piena di fermenti, è piena di lati oscuri, piccoli, fa pensare nel profondo. E allora quanta musica c'è nei miei quadri? E tutto quello che ho detto si esterna, penso che ci sia della musica nei miei quadri, che ci sia. Restando sempre in tema musicale, quindi in tema lirico, che so che è la tua
la tua passione. Ho letto che, diciamo, la tua carriera è stata sempre comunque divisa tra quello che era il mondo pittorico, quindi dell'arte visiva, e anche la musica. So che avresti voluto fare, se non avessi fatto il pittore, il direttore d'orchestra. Quindi, quando dipingi, ascolti musica, ti piace essere accompagnato da un sottofondo musicale o sei in assoluto e rigoroso silenzio? Secondo me, se ascolti musica, no. Non ascolto musica quando dipingo, perché sono due cose complementari ma separate, perché la musica implica una grande riflessione su quello che si sente, implica tutto te stesso. Io quando sento musica sento profondamente quella musica, è un trasporto tutto particolare che non posso automaticamente trasferire nel quadro, perché quando faccio il quadro ho un altro trasporto che è simile ma che non è simile, e quindi mi impegna totalmente anche questo a fare il quadro. Quindi la musica per traslato arriva, ma non è un fatto diretto, non è un fatto assolutamente diretto. Tanto Mario, finalmente anch'io mi mostro da sempre dietro le quinte, e anch'io ti ringrazio per aver accettato il nostro invito. È stata davvero una mostra, un'organizzazione sofferta, nel senso che ci siamo confrontati e io personalmente mi sento molto arricchito. La prima domanda che ti vorrei fare è: quanto è o è stato difficile essere te, nella misura in cui, quando ci siamo confrontati, dentro di me è nata la consapevolezza. Io sarei voluto essere te, tuttora vorrei avere la tua lucidità. Io ho qualche anno meno di te e mi sento profondamente invidioso di questa tua capacità di argomentare con forza tutte le tue scelte. Se io alla tua età avrò ancora questa pienezza di contenuti, mi considererò un uomo felice. Quanto è difficile essere me, ma nello stesso tempo è difficile perché io sono difficile, ma è facile perché io sono così, praticamente. E quindi basta che mi liberi, basta che mi liberi dal punto di vista fattivo, emotivo, eccetera, eccetera, e mi contenga dal punto di vista razionale, perché non si può andare a ruota libera in certo senso quando si è sé. Bisogna controllarsi, dirimersi da tanti fattori che sono la cultura che ti sta accanto, il rapporto con gli altri, il rapporto con la storia, il rapporto con la storia del tuo tempo. E in questo senso io sono ancora più difficile, perché la storia del mio tempo non collima del tutto con quello che è il mio pensiero del mio tempo. Infatti abbiamo avuto dei discorsi proprio in quel senso lì. Sono arrivato a dire, per assurdo addirittura, di essere in una specie di rapporto
quasi, quasi impossibile da un certo lato, un fallimento significativo, e quel significativo vuol dire molto tanto, scusate il raddoppio della parola, però tutto questo è complesso ed è semplice, nel senso che se mi raccolgo, se penso, se dirigo in questo senso tutti i miei lati, i miei aspetti, io sono me stesso. Basta. Allora Mario, per la mia seconda domanda ho scelto qualcosa di forse un po' troppo intimo, non vorrei sembrare indiscreto, ma e vorrei porla a entrambi. Cioè, a te quanto è importante, quanto è stato importante poter contare su una persona che durante tutto il tuo percorso di vita, che è la tua carriera artistica, la tua crescita, ti abbia supportato e sopportato, una persona come tua moglie Mariangela. E allo stesso tempo, alla signora Mariangela, quanto è stato complicato, quanto è stato gratificante poter stare accanto a un essere umano così completo, dal mio punto di vista, come Mario Raciti. Dunque, quanto è importante il rapporto? Il rapporto è importante perché, guarda caso, mia moglie la conosco da 60 anni e da 60 anni le voglio bene. Anzi, adesso mi sta rinascendo una specie di amore, vero, nei confronti di mia moglie. Non so se ne accorge. Però, perché? Perché io innanzitutto, quando si ama qualche persona, si esalta se stessi, E poi se si trova una persona che ti segue e ti ama sotto un certo punto di vista, per parecchio tempo, tranne i sobbalzi dell'epoca, perché che vanno su e giù, vari fattori, eccetera, eccetera, beh, ci si affeziona e si rimane tali. Per me l'amore è una condizione stabile, perché è la condizione del mio essere e del mio fare. Io non faccio se non amo. Se nella pittura stessa io credo di fare un atto d'amore, ho fatto un amore terribile, perché un amore, il bello, per dirla con Rilke, non è che l'inizio del tremendo, ma anche nell'amore c'è tutto questo. Ci sono delle scivolate d'ala, per pericoli incombenti, degli alti e bassi, tanti fattori che siamo sempre lì. È l'uomo che deve agire. È l'uomo in tutte le sue complessità. E allora cosa facciamo? Facciamo l'arte concettuale fredda e rigida, che pensa che si può raccontare per telefono, o facciamo un'arte che nasce dal tutto il contesto di cui siamo fatti, compreso il lato amorevole, il lato oblativo di noi stessi. Nell'amore, come nell'arte, bisogna dare, non bisogna ricevere. Bisogna sentirci dell'umanità tutta. Finché faremo l'arte per noi stessi, finché penseremo a noi stessi quando facciamo le cose, sì, si può essere parziali in quel momento, ma complessivamente bisogna essere obiettivi.
È una domanda un po' impegnativa. Cosa posso dire? Per me Mario ha rappresentato e rappresenta un sostegno morale, fisico e materiale. Morale in senso che mi dà una crescita, mi dà uno scopo, un senso, un perché. E naturalmente, dandomi questo perché, c'è una crescita, c'è un confronto, c'è un essere che si interroga, ecco. E poi niente, mi sembra di aver detto tutto e niente. Tutto e niente, è uno stimolo, è un senso di... E poi questa forza che ha di introspettiva. E anche sul piano musicale, per me è stata una guida profonda. Io praticamente attraverso lui ho capito, ho assimilato musicalmente tante cose che mi erano sfuggite. Nascondo il piacere, dicevo, di ospitare il maestro Mario Lanciti, perché quando abbiamo creato il DAF, tra le cose